Degli elementi biografici di Ovidio, poche cose ma significative vanno sapute. Ovidio è un autore che è vissuto nel momento più importante, più fulgido del regime Augusteo, cioè dopo la sua stabilizzazione a seguito della battaglia di Azio. E infatti, quando avviene la battaglia di Azio, era ancora un bambino Ovidio. Nato nel 43, cioè la data di morte di Cicerone. Almeno inizialmente si lega al circolo di Messalla Corvino. Messalla Corvino era, potremmo dire, un membro dell'opposizione augustea ad Augusto, nel senso che non è che fosse in totale contrasto con Augusto, semplicemente non faceva parte di tutto questo schieramento di persone che favorivano il regime augusteo. Nel suo circolo intellettuali, che sarebbe un pochino l'alter ego del circolo intellettuale che si legò vicino a Mecenate, in effetti si univano persone che parlavano grosso modo di amore, mentre voi vicino ad Augusto avete persone che parlano anche di mito, politica, arte, eccetera. Tutti gli intellettuali legati al circolo di Messalla parlavano di amore. Ad ogni modo, il nostro Ovidio era amico sicuramente di Orazio, che come vi ricordate era un po' più giovane di Virgilio, e divenne molto celebre per alcuni testi legati proprio all'amore, in particolare gli Amores, poi l'Eroides che vedremo successivamente e la Amatoria che gli diede il massimo di fama, ma che fu anche all'origine della sua rovina. Questo perché? E questa è una cosa importante. Nel periodo in cui Augusto ha stabilizzato il proprio potere, il Princeps cerca di fare un'opera di rimoralizzazione dei costumi romani. Se da un punto di vista letterario il suo tentativo era stato quello di portare a Roma i grandi classici della letteratura greca, vi ricordate? La tragedia che non ci riuscì, poi l'epica e lo fece tramite Virgilio, la lirica lo fece tramite Orazio. Per quanto riguarda, diciamo, i costumi, e questo è il secondo elemento dell'opera, diciamo, culturale e sociale di Augusto, il suo tentativo fu quello di proporre un modo di vita che ritornasse un po' all'antico. Cioè l'idea dei romani, ma questa è una cosa che abbiamo già visto in Cesare, era che, e l'abbiamo visto anche in Sallustio tutto sommato, era che i costumi si fossero corrotti dal momento in cui i romani erano diventati potenti, cioè il primo secolo avanti Cristo. Il modello, vi ricordate, spesso era Scipione Leviniano, e che le guerre civili fossero tutto sommato derivate da un rallentamento dei costumi. All'interno di questo tipo di operazioni ci fu anche tutta una serie di leggi che furono varate contro il rilassamento dei costumi proprio di carattere amoroso, cioè contro i tradimenti amorosi, contro l'adulterio, contro la libertà sessuale delle donne, o meglio, contro la libertà sociale delle donne. All'interno di questo tipo di provvedimenti che faceva seguito al fatto che a Roma la culturalizzazione e la ricchezza aveva creato effettivamente una maggiore libertà di costume tra le persone, ebbe come poi a un certo punto arrivò questo tentativo di moralizzare la società romana del primo secolo a.C. arrivò a toccare il nostro video, perché lui aveva scritto queste opere d'amore, come vedremo, con un tono che certamente morale non era, e quindi a un certo punto Augusto decide di punto in bianco di mandare in esilio il nostro povero Ovidio, che era un uomo alla moda, che seguiva i circoli più importanti, le persone più importanti, un uomo frizzante, lo manda a Tomi. Dov'è Tomi? Tomi è sul Mar Nero, praticamente è come se noi lo dicessimo adesso ti mando, non lo so, nel posto più remoto del mondo.
lo manda laggiù e il nostro povero video morirà a Tommy. Morirà a Tommy, fra l'altro, anche un po' anziano, oltre 70 anni, nella totale tristezza. Infatti l'ultima opera si chiama Tristia, cioè le cose tristi, le tristezze, in cui diciamo, emerge anche che a parte diciamo, i suoi opere letterarie, probabilmente l'esilio voluto da Augusto e poi tutto sommato confermato da Tiberio, cioè dal suo erede. Fu dovuto anche al fatto che probabilmente Ovidio c'entrava in qualche azione fatta non propriamente per bene da Giulia, che era la figlia di Augusto e la quale aveva una vita non particolarmente, diciamo, dedita alla moralità voluta dal padre e la quale aveva avuto dei problemi col padre e all'interno di questi vita un po' libertina della figlia, probabilmente Ovidio c'entrava in qualche maniera tramite le sue conoscenze. Ad ogni buon conto, quindi quello che dovete sapere è che è una persona che vive nel momento di maggiore brillantezza culturale di Roma e anche di rilassamento di costumi. Augusto tenta di reprimere questa libertà di costumi all'interno di un progetto più ampio di ricostituzione o ricostituzione di Roma secondo nuovi principi e dentro questo nuovo progetto Ovidio ci cade dentro e finisce in esilio. Ora, nelle sue opere, quello che vedremo, almeno le prime, sono tutte legate all'amore e la prima opera di cui vorrei parlarvi sono Gli Amores. Gli Amores sono delle elegie, una serie di elegie, cioè sono poesiole scritte in distici elegici, esametro, pentametro, esametro, pentametro, dedicate a una donna che si chiama Corinna, che viene proprio chiamata Domina, signora, che però è cantata non come nei poeti precedenti. Qui vi cita Tibullo e Properzio che io non vi ho fatto per ragioni di tempo, però pensate anche a Lesbia, ok? Ma viene cantata con un tono molto ironico, molto giocoso, come se l'amore non fosse una cosa seria e importante. Ricordate Catullo, no? La sofferenza per la donna amata, ma come qualcosa più simile a un gioco di corteggiamento che a qualcosa di altro. E in effetti c'è questo grande problema che probabilmente Corinna, la donna amata da dentro gli Amores, potrebbe anche non essere una donna reale. Ma ad ogni buon conto quello che importa è la tematica.